E allora siamo in compagnia di Pippo Pozzato, sicuramente una bella serata questa per te, non sei, diciamo, al tuo debutto perché hai già fatto il giurato alla prefinale. Allora, intanto cosa ti aspetti da questa serata? Ma innanzitutto per noi è una serata dove ci si ritrova a fine anno tutti quanti insieme, quindi è una serata di divertimento. Poi abbiamo in più un Miss Ciclismo e noi fa solamente che piacere. Ci aspettiamo che vinca la più bella. Abbiamo detto che stacchi la spina per riprepararti per una stagione alla grande il prossimo anno. Sì, speriamo, già ho ricominciato da 10 giorni dopo che sono tornato dalle vacanze e niente, stasera però stacchiamo e cerchiamo di divertirci, di non pensare alla bici, anche se l'obiettivo è sempre quello e nella testa c'è sempre la stagione 2013 in mente, però siamo qui e cerchiamo di godercela fino in fondo. E allora abbiamo già chiesto agli altri protagonisti il loro obiettivo per il prossimo anno, un tuo obiettivo che ti stai già ponendo a inizio, ancora prima di iniziare la stagione? Ma sicuramente gli obiettivi sono gli stessi di sempre, sono le classiche, cominciare dalla Sanremo, Fiandre e Roubaix sono i 3 appuntamenti principali per me e vediamo di portarne a casa meno una, visto che è nelle potenzialità, nelle possibilità di farlo. Quest'anno purtroppo la frattura alla clavicola mi ha un po' intralciato il percorso che avevo fatto e per incorrere la condizione ho affrettato tutto quanto, sono riuscito solamente a portare a casa un secondo posto al Fiandre e un quinto alla Sanremo, però siamo fiduciosi, abbiamo visto che possiamo fare bene e quindi sicuramente il 2013 dovrà essere l'anno buono. Diciamo un po' ai nostri telespettatori, quella tappa al Giro sarebbe stata tua? Non lo so, sai, è facile dirlo quando è già successo tutto. È chiaro che ero in buonissima posizione ed era un arrivo adattissimo a me la tappa che puntavo. Purtroppo è andata a finire sull'asfalto con uno scafoide fratturato. Proviamo, riproviamo l'anno prossimo. Allora, tanti in bocca al lupo a Pippo Pozzato, grazie mille. Crepi, grazie mille a voi.